buongiorno, sono molto contenta di essere qua perché l'occasione di oggi mette un po' a confronto le mie due vite, diciamo, in questo limbo tra università e scuola in cui mi muovo cercando di far comunicare i due mondi, insomma, in maniera un pochino attiva. Allora, il mio intervento prende spunto dalla questione della gestione dei ruoli all'interno del sistema formativo teatrale in ambito scolastico nell'attuale rinnovato, mi sembra, quadro normativo, per soffermarsi poi sull'importanza di un'adeguata formazione del corpo docente degli alunni nell'avviamento alla conoscenza, fruizione e pratica del teatro in tutte le sue forme. In ultima istanza vorrebbe dedicare qualche osservazione al valore aggiunto che la performatività apporta ai testi letterari affrontati in classe. Ovviamente mi riferisco alla scuola secondaria superiore, sottolineando la crescente importanza che una drammatizzazione anche di testi di matrice non drammatica, come nel mio esempio, può conferire all'approccio al testo scritto in un ambiente d'apprendimento, illuminandone spesso nuove prospettive di senso. Per quest'ultima parte mi avvalgo come esemplificazione pratica della testimonianza di un'amica e collega che purtroppo non ha presenziato qui, Susanna Pietrosanti, docente di materie letterarie e latino presso il liceo scientifico Checchi di Fucecchio, presso il quale sono ancora in servizio io. Sin dal 1995 il protocollo d'intesa AGIS e ETI, ente teatrale italiano ormai soppresso dal 2010, e Ministero della Pubblica Istruzione, ha previsto l'educazione al teatro nel POF d'istituto, ma il frequente confinamento dell'ora di teatro fra le attività aggiuntive, opzionali, presenti nei piani dell'offerta formativa, ha portato alla distinzione tra laboratori pratici per gli studenti, quindi condotte da figure professionali di formazione varia, e invece seminari gestiti da studiosi o esperti di teatro molti afferenti alle università. E in questa terra di mezzo, diciamo, tra teoria e prassi, si muove il docente della classe, chiamato a mediare le proposte formative ed a scegliere, questo è un aspetto importante, gli spettacoli teatrali da sottoporre ai suoi studenti, senza possedere sempre un'adeguata formazione di base o un'esaustiva educazione alla visione, parlava Lorenzo Mango, appunto, presidente della consulta, perché spesso, non per colpa sua, ma spesso non prevista dai crediti curricolari necessari per l'accesso alle classi di concorso di materie che possiamo definire umanistiche in senso ampio. Allora, un piccolo focus su queste linee ministeriali tanto citate nella giornata di oggi. Le indicazioni contenute nella legge 13 luglio 2015 numero 107,180, comunemente nota alla vulgata come la buona scuola, da cui prende spunto questo convegno, ribadiscono il ruolo del MIUR nel fornire alle scuole indicazioni per introdurre il teatro e le istituzioni scolastiche. In particolare, il successivo comma 181 riguarda nello specifico la realizzazione di un sistema formativo delle professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni, prevedendo quindi una formazione specifica nel campo per insegnanti e figure professionali esterne appartenenti ad enti accreditati. E qui vige l'ambiguità, come abbiamo già rilevato. Le indicazioni si suddividono quindi in due parti, una teorica e l'altra operativa, col fine di fornire omogeneità, visibilità e trasparenza alle molteplici attività teatrali che si svolgono ad oggi nelle scuole, senza alcun coordinamento centrale, questo l'abbiamo già rilevato, e riconoscimento soprattutto all'interno dei percorsi curricolari degli studenti. Quindi un mare magnum indistinto in cui le varie attività tendono spesso a non integrarsi appieno nel contesto scolastico, e anche questo è stato rilevato, quando addirittura a sovrapporsi e ad incrociarsi in maniera non sempre sinergica ed armonica. Nella parte 1, dedicata alle indicazioni teoriche, si ribadisce l'importanza del teatro nella formazione dell'individuo. E va bene, qui sorvolo dal punto di vista della trasversalità disciplinare che esso consente di applicare, il miglioramento delle relazioni scuola-territorio, rendendo la scuola stessa come luogo di
privilegiato di ricerca e azione nel campo della crescita pedagogica degli studenti, dell'integrazione, dell'inclusione, dell'accoglienza e dello sviluppo delle abilità artistiche, qui vola alto, come strumento di decodificazione di una realtà multiculturale e complessa, quale quella che i giovani nelle famiglie di oggi si trovano ad affrontare. La finalità dell'intervento ministeriale sarebbe dunque dare organicità alle varie attività teatrali che si svolgono a scuola, riconoscendo il ruolo fondamentale assunto dalle arti dello spettacolo nello svolgimento della funzione didattico-educativa. Nella seconda parte invece sono contenute le indicazioni operative, diciamo, di cui queste sono premessa, che possono essere riassunte in alcuni punti che esemplificano varie modalità di possibile impiego dell'educazione al teatro nel contesto scolastico, con possibili tipologie di restituzione all'esterno, che riassumo brevemente, tanto per ricordare. L'attività teatrale come parte integrante dell'offerta formativa, questo già dal 95, dicevamo, in funzione strumentale di costruzione dei rapporti e delle relazioni, teatro nei contesti di disagio, teatro nei contesti di integrazione, inserimento degli spettacoli artistici nel piano didattico disciplinare che ogni consiglio di classe compila all'inizio dell'anno, ove se ne ravvisi la funzionalità, naturalmente rispetto agli obiettivi da raggiungere da parte delle singole discipline. In particolare si parla di una duplice educazione da fornire agli studenti, quindi sul piano della fruizione, quindi sapersi disporre all'ascolto attivo, osservare le modalità di rappresentazione, cogliere i segni del linguaggio simbolico usato dall'autore, anche qui vola molto alto. Seconda parte, progettazione, ecco, e realizzazione degli spettacoli teatrali, quindi della realizzazione di uno spettacolo, soltanto di parti di esso. Particolare importanza viene conferita alla socializzazione degli spettacoli prodotti, ovvero, attenzione, alla loro conoscenza, restituzione e condivisione sul territorio, oppure parla anche di reti di scuole. Per quanto riguarda in particolare la fruizione, è ovviamente, e questa mi sta particolarmente a cuore, come avete capito, centrale la figura dell'insegnante come colui che orienta la scelta sia di spettacoli da vedere, sia di esperti che dialoghino sui contenuti di detti spettacoli. Altri punti, laboratori teatrali, quindi necessità di spazi dedicati, le famose aperture pomeridiane di cui si sente tanto parlare, ma anche modalità laboratoriali da svolgere in classe, nelle ore curricolari, quindi come modalità di gestione del gruppo classe alternativa alla lezione frontale, e il tutto condiviso naturalmente a distanza con gli altri istituti, quindi restituzione, immagine all'esterno, documentazione delle attività teatrali, quindi la scuola predispone, per esempio dovrebbe aver predisposto già dall'anno scolastico 2016-2017 apposite schede descrittive e un sistema di rilevazione per mettere in comune le varie esperienze sul territorio nazionale. Non so se le avete visionate, io non ne ho avuto occasione ancora. Poi collaborazione con agenti esterni per attività formative pratiche e corsi di aggiornamenti, questa era la nota dolente che è stata rilevata anche prima. Sempre corsi di aggiornamento per docenti, sempre in relazione eccetera eccetera all'articolo 1,181, sistema formativo delle professionalità in cui in effetti si dovrebbero collocare anche queste due giornate, no? Di confronto e formazione. Poi è prevista addirittura una piattaforma multimediale per valorizzare le esperienze, garantire strumenti condivisi sul web, offrire opportunità di scambio e di stage, quindi da inserire anche sotto la famigerata etichetta che è oggetto di discussione, no? In questi giorni dell'alternanza scuola-lavoro. Poi si prevedono incentivi ed agevolazioni sia per la partecipazione degli studenti a spettacoli teatrali sia per l'attivazione di iniziative di produzione di spettacoli e naturalmente anche per le consulenze esterne. Istituzione e visibilità della giornata mondiale del teatro il 27 marzo di ogni anno, con vari tipi di iniziative relative al teatro, in cui l'università, a mio avviso, dovrebbe giocare un ruolo centrale come punto di raccordo fra realtà artistiche e mondo dell'istruzione.
Vediamo qual è lo stato dell'arte, diciamo, istruzione e teatro, quindi universi un po' paralleli in alcune fasi. Attenendoci allo status quo, quindi sul piano della produzione, ad oggi si occupano in effetti di teatro nelle scuole insegnanti, prevalentemente di lettere o di lingue, che per propri interessi o percorsi pregressi abbiano maturato competenze teatrali non sempre certificate a tale scopo. In alcuni casi operano anche esperti di settore esterno che hanno maturato competenze sul campo, sempre seguendo percorsi non omogenei, univoci o sempre certificati. Tra i due tipi di interventi, ahimè, non esiste spesso comunicazione ed avvengono separatamente senza alcuna coordinazione centrale. Non dico sempre, ma spesso in alcune realtà scolastiche è così. La mano destra non sa cosa fa la mano sinistra. Ecco. Sul piano della fruizione, poi, come già detto, tutto è frequentemente lasciato alla solita discrezione dell'insegnante di lettere, vabbè, di lingue anche per gli spettacoli in lingua, che può non possedere, dicevo anche prima, alcuna competenza in termini di scelta dello spettacolo da vedere o di metodologia di analisi, perché al massimo può aver acquisito 12 crediti di storia del teatro, non sempre obbligatori, a fronte dell'esorbitante numero di crediti filologici, più o meno 60 addirittura, anche previsti anche per i percorsi dance, quindi di discipline dello spettacolo. Che spesso risultano anche difficilmente spendibili a livello di pratica didattica nel piano degli insegnamenti della scuola dell'obbligo. Di qui l'importanza di un'educazione alla visione che consenta al docente di scegliere in un ventaglio di proposte che non siano necessariamente localizzate nell'ambito del teatro ragazzi, e qui non voglio sminuire la grandissima importanza che ha avuto il teatro di animazione a partire dagli anni 70 e però, diciamo, le proposte ad oggi non sono sempre così creative o focalizzate su messe in scena che semplicemente rappresentino i contenuti dei testi letterari spiegati in classe durante l'anno scolastico, perché anche le linee guida ministeriali sembrano un po' portare a quello, focalizzandosi sul processo di apprendimento. Con l'emanazione del documento esaminato, il Ministero sembrerebbe dunque voler riconoscere l'importanza delle discipline teatrologiche nel quadro della formazione scolastica, con la possibilità anche per i corsi di laurea universitari nell'ambito spettacolo di ottenere una spendibilità dei crediti specifici nel mondo della scuola, che ad oggi, l'abbiamo detto, è totalmente assente o comunque in parte. I vantaggi sarebbero evidenti per entrambi i canali di istruzione, non più separati da barriere ideologiche che isolano la letteratura dal teatro, negando la matrice drammatica di molti testi letterari, appunto, oggetto di studio proprio nei programmi scolastici, pensiamo. Pirandello, Goldoni, è inutile che faccia esempi che conoscete tutti. Le competenze teatrali si pongono inoltre, ovviamente in maniera trasversale nel contesto educativo, non solo rispetto alle materie umanistiche, ma rispetto al ventaglio ampio dell'offerta formativa scolastica, andando ad incidere profondamente sul concetto di relazione nei processi di apprendimento. Per questo università e scuola, a mio avviso, dovrebbero porsi in un dialogo costante per elaborare un piano di formazione che coinvolga necessariamente il mondo del teatro come terzo interlocutore, ma in maniera selettiva, organizzata e realmente collegata con la realtà teatrale italiana e, perché no, magari anche aprendosi al contesto europeo. Insomma, un'inversione di tendenza nella quale dovremmo inserirci con concretezza, come università, come scuola e come professionismo del teatro, nel nostro gioco dei ruoli all'interno delle istituzioni. Consideriamo poi l'introduzione dell'organico di potenziamento nelle scuole, quindi con docenti riservati, secondo sempre appunto la buona scuola, ad attività di allargamento dell'offerta formativa e che invece spesso, non sempre, naturalmente sto dicendo spesso, nella pratica non riescono ad integrarsi in maniera efficiente ed efficace all'interno della programmazione annuale, perché non possiedono competenze specifiche per potenziare l'offerta dell'istituto rispetto ai docenti curricolari, quindi si crea una sorta di doppione. L'apertura di un piano formativo serio e certificato nell'ambito spettacolo potrebbe agire anche in questo senso, arrivando a prevedere persino l'introduzione, questa è un'idea mia, non so quanto spendibile, di un animatore teatrale in ogni istituto. Ad oggi è prevista l'esistenza dell'animatore digitale, che coordini le attività svolte e le mette in rete, quindi gestendo la famosa piattaforma multimediale di teatro e MUR.
Quindi, analizzati in maniera preliminare alcuni possibili sviluppi futuri dell'educazione teatrale nel quadro della normativa vigente, auspichiamo una definizione dei ruoli che svincoli il singolo docente da una posizione ibrida di fruitore barra promotore dell'educazione teatrale a scuola. Quest'ultimo infatti passa, in una casistica varia notevole, da un ruolo decisamente attivo nei contesti pratici e laboratoriali del teatro scolastico a quello passivo di chi subisce laboratori teatrali all'interno delle proprie ore curricolari, o non partecipa, o nel caso peggiore, a volte capita, ne ignora totalmente l'esistenza nella rosa delle attività extracurricolari di istituto. Questo nella scuola secondaria è frequente, per esempio. Come ovvio, in questa sede, volevo fornire un'ultima esemplificazione pratica, prenderemo in considerazione il ruolo del docente attivo, illustrando attraverso un piccolo progetto esemplificativo realmente svolto in un contesto di scuola superiore le potenzialità performative insite, ad esempio, nella poesia epica nata, ricordiamo, nel seno dell'oralità, con funzioni fondative ma anche intrattenitive, che vanno decisamente a supportare lo studio di alcuni classici della letteratura antica, quindi inserendosi in quella focus sul processo di apprendimento che appunto è stabilito dalle coordinate ministeriali. Tale studio, normalmente inserito nel programma di lingua e letteratura italiana relativa al primo anno della scuola superiore, si colloca per la precisione in quella nicchia di apprendimento denominata in gergo didattico ora di epica. Il poema scelto è, in questo caso, facciamo rivivere un po' questa ora di epica, è l'Iliade di Omero, che pone la guerra di Troia alla base del mito fondativo della cultura mediterranea, facendo scaturire, in ambito di programmazione didattica, molte possibili aperture anche su tematiche contemporanee, se pensiamo appunto al tema della guerra, al tema soprattutto delle migrazioni, di cui alla fine anche il poema omerico è una grande testimonianza nell'VIII secolo di ciò che è accaduto prima. Il progetto Iuperzis, che è un nome mutuato dal poema greco arcaico che però poi è andato perduto, dedicato per la precisione al sacco di Ilio, quindi alla caduta, nasce sotto la supervisione di una docente di materie letterarie latino in possesso naturalmente di competenze teatrali pregresse, diplomata presso la Bottega Teatrale di Firenze, acquisite quindi totalmente al di fuori del percorso universitario che le ha poi consentito di accedere alla classe di concorso, che è quella sulla quale insegna da anni. Pur partendo dalla volontà di avvicinare gli studenti del primo anno allo studio dell'epica, quindi prevista, come detto, nei programmi ministeriali, il lavoro sugli ultimi giorni della città di Ilio è stato pensato e progettato in un secondo momento per un gruppo di alunni che vanno dalla seconda alla quinta liceo, quindi ai quali la Vulgata omerica era già ampiamente nota, quindi dopo averlo studiato e un po' digerito si spalma su tutto il resto del quinquennio. La fase preliminare, l'adesione al laboratorio, premetto, è spontanea, quindi è trasversale e spontanea, cioè non fa parte di un'attività curricolare riconosciuta. La fase preliminare di approfondimento ha avuto l'obiettivo prioritario di presentare il poema sotto un'ottica diversa, quindi se vogliamo più variegata, più profonda, chiarendo agli allievi che la favola dell'Iliade è una scelta fortemente personale di Omero, o chi per lui, perché sappiamo l'identità non è certa, perché la prima parola del poema, che è Menine, determina del resto l'oggetto poetico, perché è l'ira di Achille che verrà trattata, quindi non altro. Collocare quindi l'argomento del poema in una sfera emotiva e personale ben nota al delicato passaggio dell'età adolescenziale a cui questi studenti appartengono. Procedendo sul piano della drammaturgia, il gruppo ha poi ricevuto gli strumenti necessari per far diventare la fabula omerica un ramo di un albero di storie intrecciate e interdipendenti, quindi in grado di illuminarsi reciprocamente e di fornire radici l'una all'altra, quindi Quinto di Smirne il suo poema, le Troiane Oripidee, la Briseide dell'Eroides di Ovidio, che sono serviti a allargare un po' il panorama classico. Poi gli alunni hanno autonomamente letto, discusso, rielaborato, riscritto, anche a partire da queste fonti che sono state un punto di partenza, con un di arrivo, costruendo attraverso foglietti,
post-it, con le citazioni migliori o prime abbozzi dei loro monologhi, un vero e proprio stemma del racconto che rappresentasse la macrostoria della caduta di Ilio, quindi fondato sul tema dell'ira e della guerra, e mettendo in pratica così il precetto manzoniano di ridare carne al mero scheletro della storicità. Successivamente, una volta connotato con sicurezza il panorama classico di riferimento, sono stati guidati verso un uso consapevole della categoria di fortuna dell'antico e quindi di attualizzazione del racconto epico che tanto spazio sta acquisendo nella didattica di questi tempi. Quindi rielaborazioni di autori più vicini a noi hanno aiutato ad arricchire e avvicinare i personaggi, l'Achille della Iorsena, la Cassandra di Zimbosca, la Elena di Liano e Rizzos, hanno permesso un ripensamento forte delle grandi maschere della tradizione, facendo scoprire la permanenza e quindi la vicinanza di queste figure al mito, alla contemporaneità e soprattutto a noi, ancora prima, diciamo a loro anzi. Qui è iniziata una terza fase, che è quella della rielaborazione personale, quindi tenuti saldi i punti fermi della mitologia, nulla ha vietato che i giovani interpreti sceneggiassero anche lati inediti dei propri personaggi, quindi c'è un monologo di Giunone disperata per la morte di Ettore, che è eretico per qualsiasi classicista, ma non stona con la passionalità della dea, e potrebbe anche non essere impossibile, i discorsi furiosi di Agamennone, che incita alla guerra le sue truppe, e attingono anche a formulazioni apertamente hitleriane, il che ovviamente è reale nel contesto epico di riferimento, ma un'altra volta non impossibile. Quindi i giovani interpreti hanno avvicinato i propri personaggi a sé e quindi hanno aperto ancora di più il ventaglio delle loro conoscenze. La quarta fase è quella più strettamente performativa, quindi sicuri delle conoscenze, gli attori hanno dovuto inventare un linguaggio contemporaneo di raffigurazione dell'antico, che però sfuggisse da un lato al puro realismo, come alla musealità o al neoclassicismo, quindi di elaborare un linguaggio contemporaneo per trattare questi argomenti. In grado di, diciamo, per usare un'espressione, far bruciare Omero, per citare il titolo fortunato di un lavoro della compagnia Anagor, del Franco Veneto, Virgilio Brucia, che, sottoposto alla visione dei ragazzi, ha funzionato un po' come fonte di ispirazione per tutta la durata dei lavori. Quindi un linguaggio di sottrazione contemporanea che ha portato a una prima scena frammentaria di frasi avulse, duramente incisive. Hanno usato anche il turpiloquio, diciamo, laddove l'hanno ritenuto necessario, e sono approdati anche a una liricità struggente nelle scene di pathos più evidentemente omeriche. Qui tralascio gli esempi da Copione, che comunque poi, se ci sarà un'occasione, si potrà anche visionare. Quindi il testo performativo si è così costituito progressivamente anche attraverso i movimenti, le azioni dei giovani attori scena, in questo guidati dalla figura di un regista diplomato, Sergio Bulleri, che chiaramente li ha aiutati nella realizzazione pratica, che hanno sviluppato la propria liade anche e soprattutto a partire dal training fisico, quindi lasciando spazio all'improvvisazione del singolo, seppure però in un contesto coreografico e prossemico ben delineato. Quando il testo è diventato parola, quindi parola contemporanea, quindi quando il teatro, potremmo dire, secondo le espressioni già usate, è diventato linguaggio, quindi parola scarna, nostra, e quando il racconto è diventato un movimento e il duello tra Ettore e Achille si è risolto in un disperato salto di Ettore sull'avversario che lo afferra, lo sostiene un attimo e poi lo fa cadere diverso, l'Iliade è stata infine anche fisicamente incarnata, dunque compresa, in senso etimologico capita, inghiottita e vissuta. I ragazzi che hanno recitato gli Uperzis non hanno avuto dubbi sulla veridicità di quanto affermava Eco, che chi legge vive mille vite oltre la sua. Come hanno dichiarato alla fine dello spettacolo, Troia cadeva e noi c'eravamo. Purtroppo non posso mostrare immagini, l'abbiamo già detto, non abbiamo il supporto. Certo, descrivere quello che accade in scena senza il supporto delle immagini non è completo, ma prego di accontentarvi e mi scuso. Grazie per l'ascolto.